del risparmio previdenziale da parte fondi pensione e casse professionali con riferimento agli investimenti immobiliari e immobiliari e tipologia delle prestazioni fornite anche nel settore assistenziale. Avverto che se non ci sono obiezioni diamo la pubblicità ai nostri lavori attivando appunto il sistema audiovisivo al circuito sito attraverso la diretta web TV del sito internet della Camera. L'audizione di quest'oggi prevede il presidente del CIV INAIL, dottor Francesco Rampi, accompagnato dal dottor Cristino Chiusoli e dalla dottoressa Elena De Pascale. Prima di darle la parola, io le voglio praticamente dire questo: noi siamo ormai nella fase finale per quanto riguarda il parere che è di obbligo da parte nostra per ciò che riguarda i bilanci sia di IMSS che di INAIL. Abbiamo già dato il parere sull'IMSS, adesso ovviamente daremo il parere sull'INAIL. Vi abbiamo inviato, come avete ricevuto, tutta una serie di quesiti che sono stati posti, a cui ovviamente vi chiediamo di darci ampia delucidazione in modo che il nostro relatore Roberto Morassut possa avere un quadro completo della situazione e quindi di conseguenza poter esprimere in tempi abbastanza rapidi il parere per quanto riguarda appunto il bilancio dell'INAIL. Noi domani mattina abbiamo l'audizione del Presidente e Direttore Generale dell'INAIL, nel pomeriggio abbiamo l'audizione della Corte dei Conti, quindi chiuderemo il quadro delle audizioni per poter avere poi la possibilità di esprimere il parere. Io, prima di dare la parola a lei, vorrei dare la parola al nostro relatore, l'onorevole Morassut, che sicuramente ha necessità di farle delle domande in modo che lei poi abbia il quadro generale di riferimento e darci le risposte che noi ovviamente ci attendiamo in modo puntuale come sempre ha fatto. Prego, onorevole Morassut. Grazie Presidente, grazie al dottor Rampi e a tutto il Consiglio di indirizzo dell'INAIL per questa audizione che ci aiuta a comporre un quadro di relazione più completo sullo stato, diciamo, delle attività dell'INAIL, oggetto dell'attività della nostra commissione. Le mie domande sono rapide e si basano sostanzialmente su una traccia predisposta dagli uffici che ringrazio di relazione che vi sottoponiamo e che vi consegneremo, comunque forse avete già disponibile, e sulle quali chiediamo, diciamo, un po' la vostra valutazione. La nostra relazione è, diciamo, articolata, strutturata sostanzialmente in tre parti. Una prima parte che riguarda i temi organizzativi di funzionamento dell'ente, una seconda che riguarda i servizi e le prestazioni erogate dall'ente in materia di infortunistica, di attività di prevenzione e dei servizi di vigilanza assicurativa, e un terzo importante aspetto, direi, forse mi permetto di dire il più rilevante, riguarda le questioni finanziarie. Per quanto riguarda i temi organizzativi, la prima valutazione che vi chiediamo è relativa al tema del ridisegno della governance, che è un tema nodale che si propone per l'INAIL, siccome si è, diciamo, analizzato e come è al centro dell'attenzione e della discussione anche del Parlamento, seppur, diciamo, ancora in una situazione di stallo, per quello che riguarda l'INPS, cioè la costituzione di una governance, di una riarticolazione che sembra a noi più naturale tra le funzioni del Presidente e quella del Consiglio di Amministrazione, oggi unificate nella stessa figura. Un secondo aspetto, sempre le questioni organizzative, riguarda lo stato di avanzamento effettivo del processo di informatizzazione, che consideriamo essere un elemento essenziale per l'efficientamento delle procedure di lavoro, con riferimento specifico al DURC, alla semplificazione e velocizzazione del rilascio del documento di regolarità contributiva, all'integrazione con l'INPS e, diciamo, ad altri aspetti di carattere organizzativo. Questo aspetto dell'integrazione tra servizi ispettivi in tema di lavoro, che vedono coinvolti INPS, INAIL e Ministero del Lavoro, è un altro aspetto importante di questa prima parte.
e anche la valutazione, ultimo punto di questa parte organizzativa, degli effetti dell'incorporazione dell'ISPEL per il settore della ricerca con un sistema di governance per la definizione delle modalità di definizione e validazione dei relativi piani, istituendo un comitato scientifico presieduto dal presidente di un tavolo della ricerca. Sulla questione delle prestazioni erogate, nel corso del nostro lavoro, diciamo, di redazione della relazione, abbiamo rilevato questo: per l'attività di vigilanza assicurativa in particolare, che il rapporto tra aziende irregolari e aziende ispezionate nel 2014 è elevato, risultando pari all'87,5% nel 2014 il numero di aziende irregolari sul totale di quelle ispezionate. Dando atto dell'efficacia dei controlli effettuati dall'INAIL, si deve rilevare che permane nel Paese una situazione di perdurante irregolarità da parte delle imprese e dei soggetti obbligati nella gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori e che gli effetti di questa situazione sono temperati dal punto di vista della tutela dei lavoratori dal principio dell'erogazione delle tutele anche in caso di mancata assicurazione, ma gli effetti finanziari del mancato versamento dei premi assicurativi appaiono evidenti. Per quanto riguarda le attività di prevenzione, l'INAIL, anche a seguito dell'incorporazione dell'ISPEL e dell'IPSEMA, ha esteso il proprio ruolo divenendo l'ente pubblico finalizzato a garantire un sistema di tutela globale integrata della prevenzione. Uno dei meccanismi utilizzati per stimolare l'adozione dell'attività di prevenzione è quello della riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione, di cui hanno usufruito 34.000 imprese nel 2011 fino alle 71.200 nel 2014. Nel 2014 è stata disposta la riduzione del 7,99% dell'importo del premio per le imprese artigiane che non hanno denunciato infortuni tra il 2012 e il 2013 e che ha interessato oltre 274.000 ditte. Quindi va valutata l'efficacia delle attività di prevenzione sia sotto il profilo di una maggior tutela dei lavoratori sia per gli effetti di tali investimenti e misure agevolate in termini di riduzione della spesa per prestazioni erogate in caso di infortunio o malattia professionale. Sorvolo su altri aspetti delle questioni delle prestazioni dei servizi e vado, per concludere rapidamente, al terzo blocco di questioni contenute nella nostra bozza di relazione, che sono le questioni finanziarie. Primo, l'andamento del saldo patrimoniale risulta dalle nostre valutazioni e dalle nostre ricerche, pari a fine 2015 a 5,8 miliardi di euro, è in aumento negli ultimi anni e testimonia una solidità dell'Istituto, essendo risultati pari a 26 miliardi di euro nel 2014 e a 3,9 nel 2013. Per quanto attiene al risultato economico positivo per tutte le gestioni, ma con un persistente squilibrio strutturale della gestione agricola, esso risulta in complesso in progressiva diminuzione dal 2013. L'avanzo di gestione complessivo si è attestato nel 2015 a 342 milioni di euro, in diminuzione di ben 278 milioni rispetto al 2014, quando era attestato a 620 milioni di euro, e di 951 milioni di euro rispetto al 2013, quando era attestato ad 1 miliardo e 290 milioni di euro. L'incidenza maggiore sull'avanzo deriva dall'andamento della gestione industria, per la quale va rilevato che in 13 anni, 2002-2015, il risultato di esercizio è diminuito di circa 7 volte, passando da 2,8 miliardi ai citati 342 milioni di euro. Tale risultato consegue ad una sostanziale invarianza delle entrate per tale gestione, passate da 10,15 a 9,9 tra il 2002 e il 2015, ma ad un incremento delle spese, passate da 7,17 a 9,5 miliardi di euro. Quindi un quadro abbastanza articolato e abbastanza, per certi aspetti, anche contraddittorio di questo aspetto del risultato economico. Ultimo punto invece riguarda il tema delle disponibilità liquide. Una delle caratteristiche dell'Istituto è l'elevata entità delle attività costituite dalle disponibilità liquide, che ammontano a 23,570 miliardi di euro, di cui 23,3 sono depositati notoriamente presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Le disponibilità liquide quindi rappresentano l'82% del patrimonio destinato a copertura delle riserve tecniche. Nel 2014 queste disponibilità ammontavano a 23,08 milioni di euro, di cui 22,800, quindi quasi 90%, depositati presso la tesoreria. Obbligo di deposito che, come sappiamo, risale ad una norma
approvata, diciamo, negli anni 80 e poi consolidata con provvedimenti all'inizio degli anni 2000. Ora, va ricordato che queste disponibilità liquide depositate presso la tesoreria dello Stato non sono fruttifere e che su tale tema la Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori si è soffermata più volte. Soprattutto nell'audizione del 20 marzo del 2014 la Corte dei Conti ha sottolineato come tale obbligo risponda ad esigenze di finanziamento del fabbisogno finanziario dello Stato, ma anche ad esigenze di costituzione di una riserva tecnica per l'INAIL tenuto conto della natura assicurativa dell'ente, naturalmente assimilabile a società di assicurazione per quale è appunto prevista una riserva tecnica. Eventuali modifiche normative che rendessero disponibile una quota a parte, su questo ci interessa conoscere in particolare la vostra valutazione, e questa è anche una domanda, eventuali modifiche normative che rendessero disponibile una quota a parte di tale liquidità, riducendo l'importo dei versamenti in tesoreria, porrebbero certamente da un lato problemi di copertura finanziaria, perché aumenterebbero il fabbisogno dello Stato. D'altro lato, diciamo, in una situazione come quella che stiamo attraversando, fatte salve le esigenze di copertura delle riserve, una riduzione del versamento in tesoreria potrebbe conferire all'ente una considerevole autonomia gestionale in materia di investimenti e lo renderebbe partecipe di una nuova fase di politica economica e di nutrimento del ciclo degli investimenti e della crescita generale del Paese, soprattutto nei settori di investimento principe che sono dentro la natura, dentro gli statuti e dentro le funzioni dell'ente, per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda le materie formative e così via. Queste sono le questioni fondamentali che abbiamo, diciamo, messo in luce nel corso di questa relazione e ci interessa conoscerle per poter meglio integrare il nostro rapporto da rendere alla Commissione e al Parlamento entro la scadenza estiva. Grazie. Onorevole, come ben ha potuto notare, sono domande abbastanza, come dire, chiare per poter dare poi un quadro definitivo a quello che sono appunto il parere sul nostro bilancio. Io adesso le passo la parola in modo che lei non soltanto dia le risposte all'onorevole Malassurto, ma se ha qualcosa da aggiungere, presumo che sia interessante per quanto riguarda la nostra relazione finale. Prego. Io ringrazio il Presidente, ringrazio il relatore, l'onorevole Morassut. Le ultime considerazioni mi permettono di sgombrare subito una situazione. Cercherò di illustrare, seguendo un po' la traccia il più possibile fedelmente delle domande che mi erano anche gentilmente state anticipate, mettendo in chiaro un aspetto a cui io tengo molto, anzi due. Uno, che noi e l'INPS siamo restati ormai gli unici due istituzioni pubbliche con un sistema duale e quindi con una separazione di ruoli tra l'indirizzo strategico che compete all'organismo che io presiedo e la parte invece di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa di cui vi renderanno conto domani il Presidente per la prima questione e il Direttore la seconda. Purtuttavia questa modalità non mi esime da avere opinioni e valutazioni su quello che lei ha esposto, in particolare se lo ritiene, se gli uffici hanno poi la pazienza di fare una classificazione. Io vorrei alla fine di questa audizione fornirvi una serie di documentazioni e tra queste in particolare un elemento peculiare che è il primo elemento per i due enti previdenziali, anche per noi quindi, da cui partono i bilanci, che è la relazione programmatica. Perché la relazione programmatica l'abbiamo configurata ormai per tutte le annualità su cui voi state vigilando e state studiando in una modalità molto precisa, riconoscendo quelli che sono obblighi che la legge impone in termini in particolare di prestazioni di carattere economico o di spese obbligatorie e invece
facendo nell'ambito delle compatibilità di bilancio invece delle scelte opzionali per quelle che sono delle spese autorizzate dalla legge ma autorizzate condizionatamente all'equilibrio di bilancio. Quindi vi fornirò, se voi lo ritenete, le relazioni programmatiche dal 2011 in poi in maniera da potervi fornire questo. Ridisegno della governance. Per una questione di stile, ma non per fuggire alla domanda, essendo noi parte interessata di questa cosa, io rinvio la questione architetturale al dibattito che il Parlamento, in particolare Commissione Lavoro, sta svolgendo. Tra l'altro in questo medesimo momento c'è in parallelo a noi un'audizione sul tema. Pur tuttavia, sulla base di un'esperienza, io sono un po' vecchio del mestiere, sono alla terza esperienza di consiglio di indirizzo, vorrei richiamare la vostra attenzione al fatto che il ridisegno della governance, in particolare con la 479, si è sovrapposto a norme precedenti dove l'indirizzo di carattere strategico e in particolare l'approvazione dei bilanci era di competenza del Consiglio d'amministrazione, partecipato dalle parti sociali, senza chiarire bene alcuni aspetti. Ad esempio, un elemento che va evidenziato e penso che a voi interessi molto è la doppia vigilanza che pesa sui bilanci dell'istituto. Noi approviamo solo e condizionatamente a un parere del Consiglio del Collegio dei Sindaci, interamente composto da dirigenti del Ministeri Vigilanti, Tesoro e Lavoro, noi approviamo un bilancio. L'efficacia di quel bilancio purtroppo non è immediata e questo comporta la sospensione dell'efficacia di quell'approvazione per 60 giorni per una presunta ulteriore vigilanza da parte dei ministeri. Come cercherò di documentarvi, questa vigilanza nella realtà è la pura e semplice reiterazione delle osservazioni dei ministeri. Che cosa comporta questo? Comporta l'apertura di un esercizio provvisorio dentro l'istituto, oneroso in termini di attività amministrativa e in termini di sospensione dell'efficacia, ad esempio, di misure urgenti che, come capite, possono essere attuate solo in quota di dodicesimi del bilancio approvato nelle annualità precedenti. Quindi su questo vi forniremo una tabella comparativa che dimostra che in tutti questi anni, in particolare l'abbiamo osservato 13, 14 e 15, le osservazioni sono letteralmente le stesse e quindi una semplificazione in questa direzione potrebbe risultare di qualche valore. La seconda considerazione peculiare dell'INAIL sulla governance è che, come lei ha ben evidenziato, questo è un ente assicuratore. Anche l'INPS si chiama ancora assicurazione, ma questo è un ente assicuratore ancora nella piena efficacia del concetto di assicurazione, nel senso che non eroga prestazioni previdenziali, ma rendite. E quindi, come è stato ricordato, le rendite hanno la necessità di riserve e quant'altro. Ma questo è un ente assicuratore che in questi anni, grazie al Parlamento, si è arricchito di elementi decisamente rilevanti. Ad esempio, il decreto legislativo 81 e la 106 successiva di correzione hanno affidato a noi un compito rilevante in termini prevenzionali. E quindi, ad esempio, riferito alla normale cliché delle compiti della governance, è nella sostanza di nostra competenza, ma non è ancora normato dalla legge, l'approvazione del piano prevenzionale. Il piano prevenzionale, come dirò tra poco quando parlo di prestazioni, ad esempio, svolge un ruolo di politica economica di innovazione dei processi produttivi attraverso erogazione di fondi perduti significativi in termini di quantità,
Quest'anno, ad esempio, il giorno 19 sono messi, virgolette, a concorso 300 milioni per erogazione per un massimale di 130 mila euro a fondo perduto, a grosso modo vinceranno 5 mila imprese. Parlo della parola vince perché la richiesta è 4 volte superiore. Non avendo capienza per soddisfarla tutta, si utilizza un metodo previsto dalla legge, che è quello molto discusso dagli imprenditori, che è quello del click day, cioè la rapidità della prenotazione di questa cosa. Quindi noi svolgiamo attività di politica economica peculiare, che ad esempio l'INPS non occupa. Non aver previsto nella legge che al CIV e quindi in espressione del bilancio sia data la facoltà di approvare il piano per la prevenzione, ad esempio, è un elemento che noi ci auguriamo nella riforma della governance, oltre alla questione da lei citata sulla direzione monocratica o di carattere collegiale. Questo aspetto invece, questo come altri, sarà rilevante, così come, e anticipo alcune sue osservazioni, nel 2010, il 31 maggio, noi abbiamo incorporato IPSEMA e ISPELS. L'accorpamento dell'IPSEMA è un avvenimento interamente compiuto e di carattere molto positivo, perché il modello assicurativo era il medesimo, rivolto a una platea differente di assicurati, ma era il medesimo. Il contratto dei lavoratori era quello del comparto degli enti pubblici, EPNE, e quindi non ci sono stati problemi. Più problematica è stata la questione della ISPELS, perché dall'ISPELS abbiamo ereditato alcune criticità del passato di carattere significativo. Abbiamo ereditato un ente con circa il 60% di lavoratori, di ricercatori stabilizzati e 500 lavoratori precari, in particolare dei contratti di collaborazione continuativa. Oggi la legge ci ha dato la possibilità di trasformarli in lavoratori a tempo determinato, ma il processo è reiterabile una volta sola. E quindi noi abbiamo lavoratori che hanno almeno 10 anni di attività, che anche dalle norme della Madia non potranno essere automaticamente stabilizzati. E quindi questa è una criticità che abbiamo ereditato dal passato. La incorporazione dell'ISPES è stata salutata in particolare dagli organi, ma in particolare dal CIV, come il completamento del ciclo, cioè la ricerca orientata alla prevenzione e al benessere delle persone nel luogo di lavoro era un elemento indispensabile. Quindi noi abbiamo valorizzato. Dimostro che abbiamo valorizzato perché rispetto al bilancio dell'ISPES, che era di circa 60 milioni, con un trasferimento a noi di circa, attraverso i tagli della compatibilità di finanza pubblica, di 46 milioni, no? Noi oggi abbiamo una spesa per la ricerca che si attesta a 109-110 milioni. Quindi abbiamo fatto, tra l'ascia e raddoppia, abbiamo fatto il raddoppio. Cioè 46 milioni ci sono trasferiti, 55-60 milioni a secondo delle compatibilità ogni anno le integriamo noi, e questo dimostra che l'interesse per la ricerca e la necessità della ricerca per fare un buon ente assicuratore che fa anche prevenzione era indispensabile. Quindi con questo ho dato anche una risposta alla questione della governance di un ente che non è più un ente previdenziale, ma è un ente almeno con 2 altri compiti, e a nostro avviso ha bisogno di una peculiarità nella questione della governance. Come voi vedete dai giornali, tra l'altro, da noi non c'è un livello di conflittualità tra gli organi, che non vuol dire cancellazione della dialettica, ma vuol dire avere come barra la leale cooperazione tra gli organi, per la quale la legge ci invita a essere tali, e così facciamo. Seconda questione, modello organizzativo. Il modello organizzativo è un modello innovato nel 2012,
è un modello che ha bisogno di essere ancora innovato. Per essere molto chiari, è un modello innovato per renderlo compatibile al contenimento del personale e quindi al plafonamento del ricambio del turnover. In questa direzione si è sacrificata una quota della struttura decentrata. Quindi da 109 direzioni provinciali, 106 direzioni provinciali, oggi noi abbiamo 78 direzioni territoriali. Che cosa non abbiamo sacrificato? Non abbiamo sacrificato l'altra peculiarità dell'istituto, che è quella di essere produttore, erogatore e acquirente di welfare di carattere integrativo in campo sociosanitario. Quindi laddove c'è una struttura di carattere sociosanitario dell'INAIL, noi non siamo arretrati dal territorio. Laddove la struttura era amministrativa, abbiamo teso alla concentrazione. Questo per avere i servizi di prossimità. Anzi, vi informo che stiamo allargando i servizi di prossimità con una rete che non è più concentrata nello storico polo di Budrio, quella di carattere protesico, ma attraverso una rete di poli protesici in giro per il paese di carattere interregionale. Qui se ne è interessato più volte il vostro presidente. Il clou di questa operazione è riuscire a far decollare il polo di Lamezia Terme, sulla quale più volte, no? Lei presidente si è interessato. Speriamo attorno alla cosa. Noi da questo punto di vista siamo pronti, come voi sapete mancano alcune autorizzazioni ed alcuni accordi con la regione Calabria e non da parte nostra, che siamo pronti alla partita. Vado rapidamente sulla questione della informatizzazione. L'informatizzazione, abbiamo ammodernato la questione della struttura informatica. Recentemente abbiamo aperto un nuovo centro di carattere informatico interamente capace di servire sia tutti i fabbisogni dell'INAIL, ma anche di essere a servizio di altre pubbliche amministrazioni. Oggi si tratta di fare una innovazione invece degli applicativi e in particolare dei grandi applicativi di carattere gestionale. Perché questo non è avvenuto? Mi permette di introdurre un altro tema che è legato anche alla questione degli avanzi di esercizio, perché la legge di stabilità 2015 ci ha incaricato di applicare non più quello sconto del 7% solo agli artigiani, ma uno sconto del 16% generalizzato a tutte le 3 milioni e 300 mila aziende assicurate, per un totale della riduzione del gettito di 1 miliardo e 200 mila. Per fare un'operazione equa occorre ridisegnare il sistema tariffario complessivo. Sistema tariffario definito nel 95 vigente dal 95 ed è in corso la discussione. Poco prima di venire qui noi avevamo la seduta del nostro organismo anche su questo tema, è in corso la discussione per identificare i nuovi parametri coi quali affrontare la questione. Quando lei fa riferimento agli avanzi della gestione industria, occorre dire che il legislatore nel 2000 ha introdotto 4 gestioni tariffarie e le 4 gestioni tariffarie tutte afferiscono all'unica gestione industria, ma hanno degli andamenti del loro saldo di carattere gestionale molto differenziato. Quindi l'industria in senso stretto ha pressoché l'equilibrio gestionale, il terziario, l'artigianato e le altre attività invece hanno un esito di carattere positivo, quindi nel sistema tariffario si tratta di consolidare un sistema equo che faccia fronte a queste partite. Per quanto riguarda la gestione agricoltura,
Esiste un nodo molto rilevante che obbligatoriamente io devo sottoporre a loro. La gestione agricoltura è basata, così come lo è stato quello dei voucher, è basata sul concetto di un contributo unico unificato presso l'INPS. Il CIV, ma anche la gestione, a fatica riesce ad avere dei dati per la gestione corretta dei crediti, dei debiti da parte della gestione agricoltura, perché i tempi di trasferimento di questi dati dall'INPS all'INAIL sono dei tempi di trasferimento molto dilatati negli anni. E la questione della inesigibilità dei crediti e quindi dell'abbandono, nella realtà, mi dispiace dirlo, lo dico un po' sottovoce, è non di competenza dell'INAIL, perché nella realtà l'INAIL registra i dati di bilancio dell'INPS su questa gestione. Qui noi da tempo proponiamo, tutti gli organi propongono a INPS e Agenzia delle Entrate di fare un doppio canale, cioè i versamenti dei CAU, contributi unificati in agricoltura, avere come direzione l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, ma anche l'INAIL, in maniera da poter avere cognizione e conoscenza di quanto contenuto. Vado avanti rapidamente. Ci sono dei temi sulla questione delle prestazioni erogate che dalla vostra appunto forse non sono così chiare. Noi oggi, in virtù dei nuovi compiti che ci ha dato il legislatore con l'81, ma anche più recentemente con la legge di stabilità e il comma 166 dell'articolo 1 sulla questione del reinserimento, siamo una entità di erogazione di un welfare integrativo INAIL. Questo welfare integrativo INAIL fa una parte importante dei costi che noi sosteniamo. Il welfare integrativo INAIL vuol dire che tutte le prestazioni che i LEA, cioè i livelli integrativi di assistenza a carico dei servizi sanitari, non riescono ad erogare, sono a carico dell'INAIL attraverso dei LIA, dei livelli integrativi che adempiono l'obbligo legislativo della presa in carico totale e della tutela privilegiata. Quindi da questo punto di vista la nostra attenzione sulla questione delle prestazioni è molto accentrata sulla questione della rapidità con la quale le cure vengono erogate agli infortunati e tecnopatici per accelerare e ridurre il periodo di assenza lavorativa e quindi ridurre i costi dell'indennità temporanea, ma quel che più conta, per ridurre il danno permanente, e quindi questo ci permette un contenimento significativo dell'erogazione delle rendite. Questa questione ha fatto saltare i paradigmi del 2000 attorno alla questione dell'indennizzo degli infortuni, cioè noi queste prestazioni li eroghiamo a prescindere dalla dimensione del danno, mentre le prestazioni economiche oggi sono liquidate in un'unica soluzione in capitale dal 6 punti percentuale fino al 15 e invece con una reddita permanente dal 16 punti in su, mentre oggi c'è una discrasia le nuove prestazioni che noi eroghiamo, quindi all'attenzione vostra anche la necessità di una omogeneizzazione, di prevedere il riconoscimento di prestazioni al di là di quelle franchigie previste dal decreto legislativo 38 del 2000. Questa cosa è oggi compatibile da un andamento di decrescita dell'andamento infortunistico che quindi ci fa contenere per quasi 100 milioni i costi delle prestazioni economiche. Perché noi proponiamo un allargamento e una riduzione o cancellazione della franchigia? Perché oggi si sta diffondendo la richiesta diretta agli imprenditori
della differenziale sulla questione del danno biologico e quindi l'imprenditore si sente per tranquillità obbligato a una doppia tutela, cioè a chiedere e pagare l'assicurazione obbligatoria INEL e poi integrarla molte volte con un'assicurazione in proprio. In questa maniera noi potremmo invece prevedere la questione. Cito e finisco solo alcuni dati. I nostri finanziamenti alle imprese che investono in prevenzione si sono attestate in tutti questi anni, dal 2011 in poi, attorno a 200 milioni in termine crescente, nel 2015 276, nel 2016 invece 300 milioni e sono state allargate questi finanziamenti con il 2016 a tutti i settori produttivi, ivi compresa per la prima volta anche l'ISI Agricoltura, con una previsione specifica, grazie a un buon lavoro svolto anche con il ministro Martina, che con l'Unione Europea, che ha ritenuto questi finanziamenti non aiuti di Stato, perché hanno un impatto positivo anche sulla questione di carattere ambientale, con una erogazione nel 2016 di ben 45 milioni di euro. Ultimo dato che do, sulla questione delle riserve tecniche. Noi non siamo in grado di dare un giudizio di carattere definitivo sulla questione se il nostro patrimonio è in grado di avere una copertura totale delle necessarie riserve tecniche, perché è ancora in corso di elaborazione un bilancio attuariale con dovendo decidere se adottiamo anche nel pubblico dei criteri di carattere privatistico. Se voi volete la mia personale opinione è sì, bisogna adottare gli stessi criteri delle assicurazioni private, però questo comporta una questione, ad esempio, di diversa valutazione del patrimonio edilizio che c'è da noi, che oggi è valutato, ad esempio, a valore di libro e non a valore invece di mercato, quindi con tutti gli sbalzi che questo comporta. Le riserve a cui lei ha fatto riferimento in tesoreria unica, che ammontano nel 2015, per darle gli ultimi dati, a 29 miliardi e 272 milioni, hanno il problema della mancata redditività. Nella realtà noi consideriamo un equilibrio di bilancio, il CIV considera un equilibrio di bilancio corretto quando il bilancio ha un avanzo di almeno 600 milioni. E questi 600 milioni è un parametro molto approssimativo per calcolare la ricostituzione della mancata redditività. Peraltro, l'accenno che lei faceva al piano degli investimenti, in particolare è in parte risolto, in parte, nel senso che la norma di legge prevede che sulle somme disponibili con un meccanismo complicato di computo, circa un miliardo all'anno noi siamo autorizzati ad investirlo. Il nodo è che l'autorizzazione è di carattere annuale e l'autorizzazione effettiva è basata sulla cassa. Come vedrà quando le forniamo questi dati, ci sono però dei dati interessanti, perché dal 2012 con un'azione di negoziazione con il Tesoro siamo a autorizzazione di investimenti partiti nel 2012 a 570 milioni l'anno, adesso siamo a un miliardo, quindi abbiamo quasi raggiunto l'autorizzazione piena. Quello che a nostro avviso è necessario è avere un'autorizzazione pluriennale e una deroga sulla questione delle risorse umane per
qualificare la funzione gestione patrimonio che negli anni passati, buongiorno, negli anni passati era stata sostanzialmente ridotta al lumicino, non avendo autorizzazione di cassa dal MEF sugli investimenti. Oggi è stata ripresa. È stata ripresa sulla base però di provvedimenti, di decreti un po' spuri. Ad esempio è stata ripresa con delle finalizzazioni che noi condividiamo, molto marcate sull'edilizia scolastica, molto marcate sull'edilizia socio-assistenziale e anche per la prima volta, una cosa di grande successo, sulla questione della pubblica utilità di tutta l'articolazione dello Stato, non solo degli enti centrali, ministeri, ma anche ad esempio dei comuni. Come probabilmente voi sapete, noi stiamo analizzando per il finanziamento circa 200 progetti di tutta Italia fatta da enti comunali e quindi questa mix edilizia scolastica, edilizia sociosanitaria e pubblica utilità a raggiera ampia, non solo di carattere ministeriale, noi pensiamo debba trovare una sua formalizzazione in una norma di legge che ci permette di farla su programmazione pluriennale con una garanzia negoziata col Tesoro, ma con una garanzia non di carattere annuale ma di carattere pluriennale. Però per gestire una cosa di questo tipo è necessario che noi possiamo ricostruire delle entità di progettazione, di cura, di direzione lavori, altrimenti i tempi poi per la realizzazione di questi investimenti sono molto alti. Con questo le ho dato anche qualche spunto che poi forniremo qualche dato economico più preciso. Mi resta tra le domande che lei non ha fatto qui ma che erano nella nota sulla questione dei residui, no? Sulla questione dei residui il nodo più significativo nostro è noi abbiamo una capacità di intervento sulla capacità ispettiva molto mirata perché il corpo anche adesso affluito, incorporato nell'Istituto Nazionale, no? Ma il corpo è molto contenuto e i nostri compiti sono prettamente di carattere amministrativo, mentre quelli sulla questione prevenzionale sono di competenza dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL. Rispetto a queste, suppliamo alla questione di un corpo piuttosto contenuto attraverso una buona forma di business intelligence. Quindi quelle che lei ha dato non sono applicabili come percentuale di evasione alla platea delle imprese, perché sono imprese da noi vigilate sulla base di una selezione della business intelligence che ci fa colpire abbastanza laddove c'era probabilmente c'era quasi degli elementi di indirizzo che lì c'era o elusione o evasione di carattere contributivo. Quindi io sono tra l'altro di genesi sindacale, ma non do un giudizio di carattere negativo sull'atteggiamento corretto di rapporto tra noi, anche perché bisogna essere molto chiari. Il costo assicurativo dell'INAIL è molto contenuto rispetto a una comparazione di un'assicurazione privata, perché i costi, il ricarico di carattere gestionale, essendo obbligatorio da noi, non ha costi di marketing, essendo volumi molto grandi, 21 milioni sono gli stimati lavoratori da noi assicurati, i costi per unità di prodotto sono piuttosto contenuti come ricarico sui costi effettivi. Quindi da questo punto di vista mi sembra insomma una situazione. Noi lavoriamo molto per allargare la platea e far diventare l'INAIL l'unico ente assicuratore per tutto l'insieme dei lavoratori. Ci sono ancora delle nicchie, se voi incontrerete gli enti
gli altri enti previdenziali, ad esempio in mezzo ai rappresentanti di commercio c'è un dibattito molto grande e una quota significativa di loro vorrebbe essere assicurata INAIL. Grazie Presidente, dopo la sua ampia illustrazione e relazione quasi quasi conviene rinviare l'audizione di De Felice. Perché... No, per l'amor di Dio, se no poi mi fate litigare come con Boeri e Ioc, io non voglio litigare con De Felice mai. Poi... No, stavo dicendo, nel senso che lei insomma, ha spaziato un po' senso generale, nel senso che non si è semplicemente intrattenuto su quello che sono, su quello che è il bilancio dell'INAI. Quindi presumo che, non so se il collega Morassutto ha necessità di fare qualche domanda di chiarimento. Qualche giorno lo mettiamo a punto perché lo facciamo avere. No, io così mi veniva, leggevo un attimo alcune tabelle, mi veniva semplicemente come curiosità. Cioè il presidente del collegio dei sindaci percepisce 171.958 euro l'anno, più 16.119 per quanto riguarda l'indennità di carica e 676 euro per ogni missione. Nel senso, se io vado in missione, se lui va in missione percepisce ogni missione 676 euro. Questo al netto, perché poi vi sono gli oneri, sia per quanto riguarda gli oneri contributivi che l'IRAP, che sono altri 71.000, no, se non leggo male, sono 71.581, quindi all'ordo percepirebbe 274.000 euro. Allora, lei fa riferimento al collegio. Il collegio è composto da dirigenti... No, io mi riferisco al presidente, sì, sì. Non perché i componenti sì. Complessivamente percepiscono 831 okay. mila euro con 74 mila euro di indennità di carica più 1.641 per quanto riguarda l'indennità di missione. Ovviamente no, questi sono al netto. Di missione, sono i rimborsi. Questi sono al netto. Sì, no. Allora, il collegio sindacale degli istituti previdenziali è composto da dirigenti fuori incarico del Ministero del Presidente, Lavoro e prendono... questo e è chiaro, ce l'abbiamo... Sì. Questo è chiaro, io le volevo semplicemente dire, vedendo questi sì, numeri, sì. Non vi siete mai posto il problema che sono elevati e quindi non avete mai posto all'INAIL come CIV, che avete il dovere di controllare i bilanci anche, che queste somme che vengono ad essere date al collegio, al presidente e così a discorrendo sono elevatissime e che incidono. Provavo a rispondere. Allora, io mi sono astenuto di parlare sulla questione dell'architettura della governance, ma è l'occasione invece per riprendere. No, lei mi deve parlare del bilancio, non della governance. ma questo è legato. Sulla questione del bilancio, queste somme sono delle somme dovute per legge, perché sono dipendenti in distacco da noi e sono rimborsi che noi facciamo ai ministeri. Questi sono dirigenti generali dello Stato chiedo e sono scusa. Le retribuzioni. Allora, da quello che mi viene ad essere qui, è così. Che da quello sono allora, non le dici, i componenti non le dici del Ministero del Lavoro, pari a 160 per componente del Ministero dell'Economia e Finanze, eccetera, eccetera. Cioè, se il tetto è 240.000 lordi, si applica anche a loro. E perché? Nel bilancio del 2015 viene a essere riportato
diversamente. Questi sono sottoposti allo stesso testo, non hanno nessuna indennità di carattere aggiuntivo. Nel bilancio 2015 che voi, cioè, che l'INAIL ci ha fornito. No, questa è una tabella della Corte dei Conti del 2014. 2014. Perché non c'era ancora, non c'era ancora applicata il tetto. E quindi nel 2014 questi due complessivamente percepivano al netto 171 mila euro, in più vi era... Sono dirigenti generali dello Stato. Cioè. Sono così, il nodo che noi abbiamo sempre discusso come CIV attorno a questa cosa è la questione della composizione. Servono allora, un nel collegio 2015, così ampio? Nel 2015 il costo totale degli organi è 228 milioni di euro. No, 2,28 milioni. 2,28 milioni di euro. Nel 2015. Nel 14 erano 2,8. Perché questo si è dovuto al plafond che era stato determinato. Allora, come voi sapete, sono tre gli organi di vertice più un organo di controllo più un organismo indipendente. Questi compongono gli organi dell'istituto. Il collegio sindacale è un collegio sindacale fatto da 7 persone, 4 del Ministero del Lavoro e 3 del Ministero del Tesoro. Sono semplicemente dirigenti dei ministeri, non c'è per esempio altro. Come accade da qualche parte dove sono anche sono dirigenti, nominati dai ministeri. No, sono dirigenti del Ministero staccati presso di noi. Il Ministero del Lavoro stacca da noi 4 dirigenti generali, il Ministero del Tesoro da 2 anni a questa parte ha introdotto invece che stacca da noi 3 dirigenti di seconda fascia. Quindi questa cosa è la scelta. Più c'è l'altro organo, è plafonato sulla dimensione dell'ente, è il presidente dell'istituto, il terzo organo è il direttore generale, che è anch'esso dirigente generale col plafonamento, e poi ci sono 16 consiglieri del CIV più un consigliere, un presidente del CIV, la retribuzione, il corrispettivo lordo dei consiglieri del CIV è 14.000 euro l'anno e quello del presidente è 21. E perché ci sono queste indennità di carica al presidente del collegio? Queste sono le norme dei ministeriali, quando hanno un incarico gli danno queste cose. Esattamente. Fonte legislativa. Non amministrativa. Qui c'è la dottoressa e la fonte tu hai seguito, prego. È di fonte legislativa. Cioè per le indennità di carica c'è una fonte legislativa che stabilisce che ci sembra un po' strano. Secondo me è un decreto del Ministero, no? Questo non lo so dire. Lo approfondiamo. Non so dire. Glielo chiediamo anche alla Corte dei Conti domani. Sì. Dovremmo chiedere parecchie altre cose per quanto riguarda i bilanci, non soltanto questa questione. Questa però la cosa che mi interessa, che ha chiesto il Presidente, è da noi non ci sono nomine esterne. La prima tabellina che mi veniva avanti, cioè voglio dire, noi ci interessa perché domani faremo le audizioni e poi ovviamente il collega Brassut farà la sua relazione. Noi abbiamo sempre osservato la necessità di contenimento dei costi dei sindaci, sollevandolo sotto il profilo della composizione. È quello che ci interesserebbe sapere, cioè avere da voi, al di là di quelle relazioni di cui ovviamente lei ci ha parlato con molta puntualità, ci interesserebbe sapere tutti gli appunti, quindi vorremmo avere tutti gli appunti che voi avete fatto al bilancio dell'INAIL nell'arco di questi certamente. Anni, perché questo credo che sia poi importante per noi per dare un giudizio definitivo sul bilancio.
Noi facciamo in termini di approvazione un parere formale, articolato punto per punto, quindi ve li forniamo a tutti. È proprio una delibera fatta dalla... Voi avete anche le delibere del Consiglio, del Consiglio dei Sindaci, no? Sì, 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 i verbali. Va bene, Presidente. Grazie. La ringraziamo. Grazie. Della se avete sua... bisogno di riferimenti li avete. Eh sì, perché credo che il collega, questo bilancio dell'INAIL... un bilancio piccolo ma ricco.